Amici che amate i bei videogames, benvenuti su Top Off! I videogiochi sono meravigliosi e alcuni di noi li considerano arte. Ma il videogioco nasce, cresce e si sviluppa grazie alle software house, i quali alle volte sbagliano e alle volte invece fanno centro. E oggi fatemi compagnia perché andiamo a scoprire proprio le software house più grandi, più belle e che hanno creato i franchise più importanti del mondo. E partiamo con i Guerrilla Games, che molti di voi si ricorderanno per aver dato i natali alla grandissima serie Killzone, un grandissimo sparatutto in prima persona che doveva concorrere con Gears of War. Questa serie è stata molto apprezzata soprattutto per il realismo delle armi, la campagna e il multiplayer. Ma ecco che all'improvviso gli sviluppatori lasciano il genere first personal shooter e si lanciano su un altro grandissimo progetto, Only PlayStation, uscito pochissimo tempo fa. Sto parlando di Horizon Zero Dawn, una nuova IP che finalmente ci porta in un mondo mai esplorato. Il mondo è grandissimo, vastissimo e naturalmente bellissimo. È stato premiato da tutti i recensori del mondo con voti altissimi. E se parlo di sviluppatori talentuosi, allora devo parlare di Bungie, i quali hanno dato i natali al grandissimo Halo. Questi ragazzi sono bravissimi soprattutto a fare i first personal shooter, infatti Halo ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, ci sono stati tantissimi titoli e ha permesso a Microsoft di vendere anche tantissime console. Ma Bungie poi ci ha regalato un altro grandissimo capolavoro, come Destiny. E qui si parla di un grandissimo blockbuster, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. I giocatori sono diventati pazzi per la componente multiplayer, per cercare di ottenere l'arma e il loop migliore. Un titolo e una serie che Bungie non vuole assolutamente perdere, e quindi aspettatevi anche un nuovo grandissimo capitolo come Destiny 2. Ma anche Epic Games ci ha trattato benissimo e il primo titolo di cui sicuramente vi ricorderete è il grandissimo, gigantesco Unreal Tournament, il quale era lo sparatutto definitivo, lo sparatutto che se avete un po' di anni allora sicuramente vi ricorderete come essere uno degli sparatutto arena più belli in assoluto. Ma Epic poi ci regala anche un'altra perla come Gears of War, la quale vende milioni di copie in tutto il mondo grazie al suo mondo invaso dalle locuste, grazie alla sua storia, grazie a quei momenti splatter, grazie a un comparto multiplayer fenomenale, ha regalato milioni di ore a noi videogiocatori. Insomma, Epic sa fare i titoli sparatutto e soprattutto se hanno una componente multiplayer andate sul sicuro perché vi divertirete da morire. Ce ne sarebbero di sviluppatori da raccontare, ma ora devo raccontarvi di loro, i più grandi in assoluto, non hanno mai sbagliato un colpo. Loro sono la Blizzard Entertainment. Vi devo per caso ricordare i magnifici titoli di questa compagnia come Warcraft, Starcraft, Overwatch, Hearthstone, tutti titoli che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, tutti titoli che sono diventati dei grandissimi e-sport, tutti titoli che hanno conquistato milioni di videogiocatori, tutti i titoli che l'hanno consacrata come la migliore software house, la migliore in ogni singolo campo, la migliore per il comparto multiplayer, la migliore per le singole storie che riesce a raccontare. E poi eccoli, sopra di tutti, avete già riconosciuto il grandissimo Crash Bandicoot. Vi ricorderete sicuramente anche di Jack and Dexter e vi ricordate sicuramente dei capitoli Uncharted. Noi stiamo parlando di Naughty Dog, questa grandissima casa di sviluppo di videogiochi che è riuscita a entrare nel cuore di tutti i videogiocatori del mondo. Crash e Jack and Dexter erano due grandissimi platform, ma Uncharted, grazie alla sua grafica, grazie a Nathan Drake, grazie alle storie che ci ha raccontato, era il titolo che tutti noi vogliamo nelle nostre console, ma che si può avere solamente su PlayStation. Qui abbiamo grandissime serie, grandissima qualità e soprattutto una software house che ogni volta ci stupisce, ogni capitolo sempre di più.
Queste software house sono veramente le migliori in assoluto, ma se ne ho dimenticata qualcuna, mi raccomando, scrivi, commenta, lascia un like e ci vediamo di nuovo qui ad un prossimo mega video. Ciao!